Bene, già vedo che partiamo con la reaction. Bestiacce, bentornati in questo incredibile lunedì, perché questa volta è veramente un giorno incredibile, perché è il 12/06/2023. Ho dovuto leggerlo perché non me lo ricordavo. Oggi è il giorno in cui dal cielo vi piove una Switch in faccia. No, potrebbe non piovervi in faccia, potrebbe arrivare un fattorino Amazon, insomma in sostanza il fattorino Amazon potrebbe condurre da voi una scatoletta della felicità, questa scatoletta qui, guardate che meraviglia, non è questa, questa è la mia, non rompete il cazzo, serigrafata di Zelda e potrebbe lanciarvela in faccia, così, senza se e senza ma. In faccia, ma se non ha una buona mira, magari vi prende dritti dritti sul pube, quindi vi consiglio di indossare una conchiglia il giorno in cui il fattorino verrà a suonarvi alle porte. Questo non è un avviso, questa è una minaccia, potrebbe arrivarvi una Switch, io ve lo dico, fate attenzione. Oggi dunque, appunto, arriva, per ringraziarvi del vostro supporto, ragazzi, e anche per festeggiare il mesiversario di Zelda, perché oggi è giorno ed oggi è passato un mese da quando è uscito Zelda Tears of the Kingdoms. E quindi decidiamo di regalarvi una Switch OLED serigrafata di Zelda. Se sento ancora le notifiche dei sub, mi incazzo. Bene, dicevo, quindi oggi, bestiacce, questo è. Quindi oggi questo è, oggi vi regaliamo appunto una Switch, chiedo venia perché ho un mal di testa da premio Oscar e faccio fatica a digerire da 2 settimane, di conseguenza sono tutto ingolfato in questo preciso istante, quindi abbiate un minimo di pazienza. Detto ciò c'è anche l'Horror Night stasera, ma soprattutto dovremo parlare e discutere di tutto il casino che è successo in questa settimana, perché a tema videoludico ci hanno sparato migliaia di annunci e non vedo l'ora di mettere le mani in faccia agli sviluppatori. No, non vedo l'ora di mettere le mani sul pad della console che farà girare quei suddetti giochi, ossia il mio PC, quindi niente pad, perché in sostanza tutta la roba Microsoft io la giocherò sul PC. Come state? Tutto bene? Bentornati, bestiacci. Un piacere e un onore. Oggi vi regaliamo una Switch. Non so se vi è chiaro questo. È chiaro questo. Adesso qualcuno di voi in chat mi dica come funziona. Dai, perché io sono stanco, io sono stufo, non posso ripetere le cose 1000 volte. Sapete come funziona? Star, per favore, shh, no. Sapete come funziona? Star, shh. Sapete come funziona, ragazzi? Sapete come funzica questo regalone pasqualone? Sì? Bene. Estrazione. Esatto, bravi. Perciò dovete essere presenti in live, ma dal momento in cui siete qui, cioè mi state ascoltando, immagino sia questo il caso. Ovviamente è un regalo ai sub, io ci tengo a precisare e specificare, e poi dovete andare su Telegram. Telegram è accessibile a tutti quanti i sub, e lì parlate col maestro Andrea, l'Andrea dell'internet, si chiama così, e vi scambiate i dati informali, i dati intimi, i dati proprietari, almeno che sappiamo dove cazzo inviarvi la console, perché la compriamo su Amazon, giusto, giusto. Per voi! Adesso ve la faccio vedere, guarda, te la faccio vedere. No, no, te la faccio vedere. Te la faccio vedere, va bene? Te la faccio vedere, aspetta, aspetta, aspetta. Guarda, è qua nel carrello. È qua. Ah, non è più disponibile. Chi è lo stronzo di voi che l'ha comprata? Che è lo stronzo di voi che l'ha comprata e non ha voluto aspettare fino a stasera alle 21:30? Vabbè, se non è serigrafata di Zelda va bene lo stesso, ragazzi. Se è una Switch normalissima va bene lo stesso. Vabbè, ragazzi, è comunque Nintendo, voglio dire. Va bene lo stesso se è quella normale? No? Beh, allora non ve la regaliamo. E io che cazzo vi devo dire? Va bene o no? Sì, ok, a poi. L'importante, tra l'altro, che resti tra noi. La Switch OLED serigrafata di Zelda è pure un abominio per gli occhi. Aspetta, te la faccio vedere. No, no, te la faccio vedere. Aspetta, te la faccio vedere! Aspetta, guarda, guarda, guarda che schifo. Guarda che schifo. Guarda, come cazzo si zoomba qui? Come si fa? Non lo so come si fa. Così. Guarda che brutta che è. Fa schifo, ragazzi. Fa cacare. Cioè, fa schifo. Dov'è? Fa schifo, vedi? È brutta, è molto meglio quella classica, però noi volevamo regalarvi questa perché appunto è per il mesiversario di Zelda. Quindi vi va anche di culo. Perciò, per favore, eh? Eh? Detto ciò, allora dicevo, ma che cazzo ne viene? Nel mio carrello di Amazon ho un sacco di cose particolari, tipo i Warhammer da disegnare, da colorare, un Purple Legacy Grinder, e io non fumo, una Funko Pop, e io le odio.
E uno schifo. Ah no, questi sono gli articoli da esplorare. Ok. Vabbè, comunque adesso bando alle ciance. Comunque la Switch stasera dopo ve la regaliamo. Dopo la giocata, stasera giochiamo, riprendiamo Lost in vivo, il gioco dove interpretiamo i panni di un tizio che ha deciso di scegliere un cane arancione come animale domestico. Qualcosa avrà sbagliato. Ma è giapponese d'altronde. E niente, poi quindi dopo facciamo l'estrazione. Restate con noi. E niente, il vincitore si becca una Switch in faccia. Adesso vi saluto e poi dopo parliamo anche di tutto quello che è stato questa incredibile settimana, ragazzi. Perché veramente, ma avete visto Microsoft che cosa ha fatto? Ha ribaltato le sorti di niente, perché ha fatto vedere i giochi che dovevano uscire 5 anni fa, finalmente li ha fatti vedere tutti insieme, però insomma è incredibile, ci siamo, quindi insomma voglio parlare anche di questo, tra cui appunto Starfield, si pronuncia così, Field, con la D che diventa una C. Comunque adesso io ragazzi mi sa che disattiverò le notifiche perché sto per avere una sincope, se sento ancora sto cazzo di suono, giuro che sclero, come si fa? Filtro, avvisi, c'è silenzia? No, non c'è silenzia da qualche parte. Obiettivi, facciamo così: abbonamenti, va, fanculo. Teoricamente dovremmo essere a posto. Dovrebbe comparire lo stesso lo stemmino, ma non si sente quel pring, perché se lo. Ah! Allora stiamo molto calmi. Adesso lo devo. Come si fa a togliere? Come si fa a togliere? Come si fa a togliere? No, non riesco. No, non si può. Come si è fatto? Prima l'avevo tolto. C'era modo per toglierlo. Aggiorni ispezione. Silenzia. Qualcuno faccia qualcosa? Ma è una menzogna, una bugia, è un inganno, un trucco. Vabbè, vi saluto, va. Abituatevi a questo suono perché non so come si toglie. Cirullo è amorevole. Alien, Francesca, Dottor Star. Un altro. Kyung Go Sent-Hylin, penso si pronunci così. Sefiro, dello Shogunato. Ubram Sandrix, Matteo Manzi, Rata Patata, OK Champ, Miji, poi Devil, eccolo lì, il nostro Devil. Poi abbiamo Brian, Vemox, Blond Crocodile, il Barbuto, Loronso, Nemi. Io ho visto 5 minuti, ripeto 5 minuti, ho sprecato 5 minuti della mia vita a vedere una clip di questo tizio che entra. È la clip di un film, perché fanno questo su TikTok, sapete? Ti ripostano tutti i film in soltanto 120 parti da un minuto l'una. E volendo c'era la. Grazie, Star, gentilissimo, non dovevo. Se verrai bannato, dicevo, e c'era la possibilità. No, stare tranquillo, tranquillo. Ti si vuole bene, ti si vuole bene. E c'era la possibilità. C'era questo tizio qua che è entrato dentro sto negozietto di merda. E sì, è arrivato. Grazie, Star Bestiaccia. Cos'è che hai fatto? Perché non me lo dice qua? Che cazzo c'ha OBS stasera? Vabbè, facciamo finta di. Grazie, Star Bestiaccia, perdona. No, ma non c'entra niente. Ma sì, ma povero un cazzo. Star sa perché lo tratto così. Perché è privilegiato. E questo mi dà fastidio. Dicevo, entra sto tizio all'interno di un negozio di animali chiedendo qualsiasi tipo di animale per il suo spettacolo e alla fine trova un coccodrillo che canta. Io ero curiosissimo di capire quale animale che avrebbe comprato, compra un coccodrillo bianco che canta. Un film di merda d'animazione dove c'è il coccodrillo che canta. Non so se l'avete mai visto quel film lì. Plin Plin? Che cazzo è? Ah, Plin Plin è la notifica, pensavo fosse il nome del coccodrillo. Ah, che ridere. Sì, infatti, è quello che ho pensato. Ah, l'ho visto. Non do dovevi. Il golfista, attenzione, vincerà anche questa volta. Chi lo sa? Alex, poi abbiamo ancora Akashia, Rebecca, Caffè Caldo, Paperinik, Max, Claudio, Asax, Sienna, Garold. Poi Giulia. Aio Sostefaia, who's that girl? It's non si legge. Jack, Iaco. Scaldaculo, il piccio, Raff è ultimo, ma non ultimo. Colui che vincerà la Switch. Fermi tutti. Hydraxman. Hydraxen. Ce l'ho fatta. Come state, amici miei? Come avete passato il weekend? Come avete passato il weekend? Fammi la minore. Una minore? Sì. Ti piace? Di merda? Come mai? Anche voi con il caldo, con le zanzare, con l'afa.
Esistono, non so se lo sapete, le salviette con la citronella sopra per evitare che le zanzare vi pungano. Ebbene, se vi spargete quella roba addosso, fate molta attenzione, casomai avreste dei taglietti qua e là, perché il dolore è lancinante. Quando quella roba entra in circolo, è incredibile, diventi tu una zanzara e hai sete di sangue. Quindi mi è successo ieri notte. Non funziona un cazzo, tra l'altro, non funzionano, è una menzogna, una bugia, però sono molto rinfrescanti. Dopo 2 minuti, ovviamente si secca e diventa colla sul tuo corpo e il caldo aumenta vertiginosamente. Sono costretto a dormire, perché sono un malato, lo ammetto, con l'aria condizionata e il ventilatore acceso, perché a me non basta, io devo stare sotto i 17 gradi, se no inizio a star male. E nel mentre queste cazzo di zanzare ormai si sono adattate a tutto ed entrano dalla mia finestra coleotteri di queste dimensioni. Meraviglia, meraviglia pura la natura, o natura mi fai paura, diceva Gandhi, e quindi. Sì, assolutamente, assolutamente. A studiare 7 materie non è sano. Studiane 5. Studiane 5. Quelle che ti piacciono di più. Non te ne piace neanche una? Mi sa che hai scelto il percorso sbagliato. Con i parenti di lei? Ah, ok, ottimo, ottimo. Hai passato un ottimo weekend, allora dunque, immagino. Chi l'è? Chiarazzulla, grazie mille, bestiacce. Graceland, ah ragazzi, per le sub, vabbè, come potete immaginare, faccio un generico, vi dico un generico ringraziamento a tutti quanti voi, perché uno, sono in canottiera, due, non voglio stare a leggere tutti i vostri nomi, sono veramente troppi, non ce la faccio, quindi grazie mille, bestiacce. Grazie per tutto. Allora, io a questo punto non so cosa fare, grazie Jomux, grazie bestiaccia, gentilissimo, grazie mille. Non so cosa fare, cosa volete fare? Cosa propone? Cosa propone lo chef? Volete... A, adesso fai proprio l'intervista. Adesso i moderatori faranno apparire a schermo. A, l'estrazione della Switch. 2, giocare a Lost in Vivo e dopo fare l'estrazione della Switch. C, parlare di quel che è l'epoca videoludica in questo preciso istante e del perché ho questi ricciolini sulle basette. E soprattutto di non fare niente. Volete la Switch adesso? È un'opzione fasulla perché ovviamente non accadrà. La Switch ve la regaliamo dopo, ragazzi. Dopo la giocata. Grazie, Yarix, bestiaccia. Incredibile. È impazzito. Ha donato 5 abbonamenti. 5 di voi che vinceranno la Switch, tranne lui. Questo è il karma. Il karma funziona così. Vedi ad essere gentili? Non va bene. Non si fa. No, no, no. Vergogna. Grazie comunque, bestiaccia. Voi sapete chi ringraziare. Dai, iniziamo. Giochiamo a Lost in Vivo, va? Allora, apply. Pace. Ci siamo. Tira. Se qualcuno chiede quanto dura la giocata e il gameplay per uscire adesso e ritornare dopo, siete stati fregati. No, no, no. Perché io esattamente a metà del gioco, no, anzi, non vi dico quando, giustamente, a metà del gameplay dirò la cosa fondamentale che serve per partecipare al contest. Il coraggio. Serve il coraggio. Giochiamo. Continua. Ah. I sondaggi a schermo non funzionano? Ma che cazzo? Vabbè, Andrea, lo sai, non so cosa succede in sti giorni OBS. Si sta sminchiando tutto. Io non riesco neanche a disattivare le notifiche. Sto uscendo pazzo. Quindi, vabbè, intanto qui abbiamo la Madonna addolorata. Direi di proseguire. Non mi ricordo neanche cosa dovevamo fare, francamente. Ah, sì. Siamo andati avanti. Ho la pistola sbucciata. Al cinema. Ho la punta della pistola sbucciata, come morsa da qualcosa. Come se l'avessi inficcata in bocca a qualcuno per minacciarlo. Lab A, dottor Brandol. Andiamo da dottor Brandol. Dottor Brandol! È chiusa la porta, e te pareva. Fuck. Ho paura. Mi sto già cagando. La porta è rotta, ottimo, non potrà passare nessuno, né io né loro. Questa porta è aperta, attenzione. Minchia. Quindi è qui che conducevano questi esperimenti mentali. Va bene. Oh! Oh! Rido un cazzo, non mi metto a leggere adesso. Chi c'è lì? Chi va là? Chi inciampa nell'oscurità?
Mani in alto! Ho un coltello per il burro e non ho paura di affettarti. Dottor Piccinini? Sarà pugliese, non lo so. Personal Archive 66. My dreams have found their savior. A dark creature swabbed in dirty robes. New lives with their germs. The times is rust, silence is screaming. Sto invecchiando. Quando leggo l'inglese, pian piano invecchio finché non riesco più a sillabare. Poi a un certo punto sputerò anche i denti, ragazzi. Comunque, il fatto sta che se siete venuti qua per la trama, avete sbagliato. Andiamo, procediamo. Come cazzo si esce da sto posto di merda? Aiuto, ok. Mi sto parando. Mi posso parare col coltello? Ah, mi posso parare anche col fucile? Beh, pare di no. Pare che non mi posso parare. Ma quindi questo è il tasto per pararsi? Io pensavo fosse il tasto per modificare l'angolazione da dove colpivo. Invece questo qui così mi paro, così... Ma tu dimmi! Ma dopo solo 5 ore di gameplay l'ho capito. Ma che meraviglia, eh? Questi sono i famosi computer portatili della Apple. Questo è il famoso visore della Apple. Vabbè, ho paura. Ma perché averne? Dottor Piccinini? Ha detto che qua c'era un mostro? Pare di no. Che cos'è sta roba? Boh, non lo so. Le mani di un contadino, i guanti che se le sbuccia. La parabola per la fibra che non c'è, che non arriva. Sempre gli stessi computer. Questo è un mouse che ha una storia dietro. Guardate la sua palla. Guardate la sua enorme palla. Bene, che è sta roba? Ratti morti? Vabbè. Ancora, dottor P. Personal. Shankers and Squirrel. My dreams are infested. Come cazzo? Non so più come si esce dalla lettura, ragazzi. Relax. Ok. Qua cosa c'è scritto? Voi capite? Sapete leggere il pixelese? Ho paura, ragazzi, non so perché. Mi sento come quando avevo l'intervallo lungo e dovevo scappare dal bidello. Ho sentito un suono. Che schifo! Che schifo! Esperimento del laboratorio. Sì. Oh, ehi, ehi, ehi. Quelli si rialzano, te lo dico io. Ho sprecato dei colpi, non li ho neanche presi. Pick up. Doll head pick up. E che cazzo me ne faccio di sta roba? Ok. Sento strani suoni, ma perché sta sgocciolando qui? Ah, sì. Ok. Va bene, va con calma. Dottor Brandol, I'm beginning to question my fellow scientists' ethics if they're bla bla bla. Che è successo? Ho sbagliato, ragazzi. Ma sto sprecando munizioni. Ammuzzo, chiedo venia. Vabbè, tanto sapete che io sono un professionista. Riuscirei a sopravvivere anche soltanto con il calcio della pistola. Guarda i vandali qua. È stato vandalizzato tutto, tutto. Dobbiamo trovare dunque dei pezzi di una bambola? Che è successo? Cosa è successo? Ma che è successo? Baffan. Scooby dooby doo. Where are you? Madonna, fanno veramente cagare, ragazzi. Sembrano dei cani alla quale. Beh, sì, perché il retro è quello dei cani, vedi? Davanti ci hanno messo. Gli hanno bendato il muso e poi gli hanno spulciato le zampe. Questo è un giubbotto antiproiettile? No, era un preservativo dell'epoca medioevale. Fatto con la vescica di una mucca, potete vedere.
all'epoca le misure erano completamente differenti, bisognava entrare tutto all'interno del preservativo, dalla testa fino ai piedi, per proteggersi dalla donna, vero pericolo. Qui cosa c'è scritto? Personal archive 89. Ma noi. Bast! Niente, ragazzi, sto sprecando colpi. Qui le posso aprire ste robe, eh? Pare di no. Allora io, armato di maglio. Cioè, fatemi capire. Fatemi capire la situazione. Questi giocavano al gioco della sedia con i water. Cioè, ma immaginati, io allora, sinceramente, così sceglierei il water, questo qua in fondo. Ma se nessuno mi si siede davanti, un po' mi offendo, eh. Se mi si siede a fianco mi dà fastidio, le ginocchia che si toccano. No. Però se nessuno mi si siede davanti, no. Dottor Piccinini. Ma perché continua a schiacciare il tasto? Cioè, no, no, sto usando il tasto azione anziché il tasto ESC. Non so per quale motivo. Ma dove cazzo siamo finiti? Ah! Che succede alla luce? Cioè, mi vuoi dire che non l'ho preso manco una volta? Ottimo lavoro! Vedete, sono un esperto col maglio. Aspetta, aspetta, aspetta. Un professionista. Che cazzo è? Cos'è? Ehi, ehi, no, 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 va tutto bene. Ok, qua c'è un passaggio, forse possiamo aprire la grata e passare di lì, se dobbiamo farlo. Non vedo perché dovremmo. Che è sto suono? Che cazzo sto guardando? Ok, questi sono palesemente degli esperimenti. Potrei leggere la trama per capirne di più, ma mi piace il mistero. Mi piace l'ignoranza. Why have done it? It created as soon as it can. There is a creation that should exist. I don't know if. Vabbè, insomma, le cellule staminali, ragazzi, hanno portato a questo disfacimento. La colpa è della scienza. La scienza ha portato una regressione incredibile all'uomo. Dove me. Sono stato io? Dove merda siamo? Una videocassetta Lost Tape 3. Sul tape ho letto il colon. Per un istante ho letto Lost Tape 1, 2, e 3. Abbiamo un nuovo gameplay da giocare. Perché vi ricordo che se riusciamo a ritrovare, che forse c'era da qualche parte la radiolina. Se riusciamo a ritrovare la radio, quel cazzo che è, le casse anni 90, lo stereo, quello che ti portavi sulle spalle mentre andavi a fare la spesa. Poi ci chiediamo perché i figli, anzi, così, negli anni 70-80, poi ci chiediamo perché i figli sono nati rincoglioniti negli anni 90. Beh, ecco. Insomma, quello, ecco. Non so dove voglio andare a parare, ragazzi. Ah, ma da qua siamo arrivati. Bene. Mi sono già perso. Allora, con calma, dove siamo noi? Qua ci siamo già passati. Da qui siamo arrivati. Qui c'è una porticina con un codice. Access 2. Retinal scan. Ah, ci serve un occhio. E va bene. E va bene. Cerchiamo sto dannato occhio. Ruba un occhio. Sì, adesso ci butto un occhio. Però io devo capire dove cazzo ci troviamo. Perché non, vi giuro, non sto riuscendo ad orientarmi, ma proprio per niente, non so come mai. Siamo tornati indietro. Un genio. Mi sono entrato di lì. Ma scusami, non ha senso.
Ma è un delirio, ma non è... No, che fai? Ok, quindi adesso sono uscito da quella porta lì. Quindi se vado a sinistra, esatto, finisco nel corridoio. Ne vero? Esatto. A destra abbiamo il Lab 1A. Andiamo a vedere il Lab 1A. Ci siamo già stati, se non erro, ma vediamo cosa c'è. Sì, qua non... cosa c'era? La testa della bambola. Ottimo, ci serve un occhio. Quindi se procedo per di qua, Lab 1C, che è chiuso. Ok. Vediamo questo. È aperto, ok. Esatto, c'erano i computer. Potenza computazionale. La testa nell'inventario, cosa? È la testa della bambolina. Dice che posso staccargli l'occhio da qui? No, non posso interagire con gli oggetti nell'inventario, ragazzi. Ci avevo già provato. Poi, qua. Chiuso. Qui serve. Ci serve un grimaldello. E qua, volendo, volendo, accedere al nuovo ricordo. Vediamo un po' sto livello, che sono curioso. Che belle le animazioni, però, eh. Mi piace un botto sta roba. No. 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 Benissimo. La messa nera. Bello fuori. Questo effetto come di... Boh, 4 martini, 2 whisky e una birra. Che cazzo succede? Sua santità! Il tocco di Dio? Dove ti ha toccato, Dio? Non era lì il quadro? Madonna che ansia. Madonna che ansia. Ah. Che? No, 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 no. Che? Fiammiferi. Ok. Che? Porco Tigel, che cazzo! Basta! Qui è chiuso. Ah, aspetta, qua forse c'è una voce da... Ah, sì, una di quelle voci da lei da ascoltare. Ma non me lo fa fare. Gli spiriti. Gli spiriti che dimorano. Lì ce n'è un'altra. Ma è bellissimo qua. Il gioco non poté. Compianto Berlusconi, guardatelo lì. Attenzione. Sì? Tu smettila di seguirmi, gentilmente. E non va bene. No food left. Ok, ah, sono rimasti senza cibo. Non è un problema mio. Se la tua famiglia non ha... Cos'è che non ha? Il cibo. Che meraviglia, le follie dell'imperatore. Sono molto inquietanti quelli. Madonna. Have to pray to it give us flesh. Idol pick up. Perché ho raccolto un idolo? Ok, quindi stavano pregando una sorta di divinità affinché questa gli portasse il cibo. Immagino. I quadri si sono tutti spostati. No? No? Devo andare piano di sopra? Porca miseria, siamo deficienti! Ah! Che? Oh! Sto volando? Entra dentro, per l'amor del cielo!
Che c'è scritto? Che dice? Vabbè, vaffanculo, non ho tempo, non, chi è curioso finisce all'inferno. Ah. Credo di dover mettere l'idolo qui. Non posso. E che devo fare? Arrivano i grigi? No, basta, vi prego. Lui sa qualcosa. Che devo fare, ragazzi? Abbiamo dei fiammiferi. Ah, I need firewood. E ce l'ho. Ah no, mi serve il fuoco. E... aspetta. Qui ho trovato i fiammiferi. Qui non si può passare. Mi serve della legna. E non è qui? Merda. E dov'è la legna? Aspetta, forse di qua. No, direi di no. Comunque, chi è il poveretto che dormiva in questa stanza? Palesemente quello malvoluto da tutti. Cioè, guarda la grandezza delle altre stanze. Allora, nel sottoscala non c'è la legna? Se ci metto la maschera dell'idolo per riscaldarci? Pessima, pessima idea. Però mi sembra l'unica roba da fare, ragazzi. C'è nessuno? No. La stanza di Meg Griffin. Sì, sì, avrei detto di più Harry Potter. Non è che c'è qualcosa da raccogliere qui? Tra queste panche? Pare di no. Le candele? Ah. Vabbè. In fondo al corridoio dell'idolo. E cosa c'era? C'era niente. Torniamo lì? Aspetta, eh. Madonna mia. Non c'è niente qua, ragazzi. Metti la panca nel fuoco? Vabbè. Potrebbe funzionare. Ma a sto punto potremmo mettere tutta la casa. D'altronde è fatta di legno. Dino, prova a vedere fuori. E ho già provato, non c'è un cazzo. The tree is moving without any wind. Ah, questo, cioè, questo non sarebbe il vento. Ah, non è il vento che li muove? Ah, qua, guardala. Ok. Merda, 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 merda. A posto. Ehi. 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 No, 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 no. Succede? Ah, ah, eh. Oh. Ok. Sì, ma io quello che voglio capire è come, qual è il contesto di queste storie? Non sono legate l'un l'altra. Nel primo nastro abbiamo trovato il cane. Nel secondo nastro, cioè eravamo noi che stavamo andando a prendere il cane, poi succedevano robe. Nel secondo nastro neanche me lo ricordo. In questo qua invece abbiamo trovato, cioè siamo dentro una casa e dobbiamo accendere un fuoco. Che cazzo serve? Lì c'è l'entra soul. Questo, se non sbaglio, è il salvataggio, quindi dovremmo essere a posto. Io però... salviamo ancora. È legato ai fogli? No, sicuramente, però. Qua mi sento sicuro. Quindi... ma queste porte sono chiuse, come cazzo le apriamo? Qua ci siamo mai andati? Sì. No. Non mi ricordo. Che pessima memoria.
E non c'è un cazzo allora da prendere. Behave or get ban ban. E beh, qua mi sento sicuro però effettivamente, ragazzi. Non so perché, forse perché ci siamo già stati. Poi tra l'altro non eravamo qui. Non sto capendo, noi non siamo usciti da qui. Noi siamo usciti da là, dove c'era la lobby. Scusate gli sbadigli, ragazzi, ma sto svenendo cerebralmente. Ma noi non siamo usciti dove c'era la lobby, scusami. La lobby non è di qua. Come cazzo siamo arrivati qui? Ah no, sì, abbiamo visto questo. No, aspetta. Ma, oddio. Deficito. Guarda nelle gabbie dei topi. Ok, giusto. Allora, gabbie dei topi però era... lockers, forse al, holding 1A. Quindi o di qua, non mi ricordo più, forse qui? No. Però gli do un'altra occhiata qua. No, qui c'era la testa della bambola. Bene. Qua posso fare qualcosa? Attenzione, tamponi per il COVID. Dove cazzo devo andare? Di qua? Forse qua? È un po' confusa la situazione. No, perché qua mi perdo. Questa è una stanza intermezzo che, intermedia che non serve a niente. È questa la strada? È questa la strada? No, è questa la strada. Ah, sì. Qua. Vi è un'altra luce. Ok. Cosa dovrò poter fare qui? Subject Cast Tree was originally found in the wreckage of collapsed farmhouse by a mountain server teams. Appears like a normal cassette tapes, but as a different. No, tabano lì. Basta leggere, basta leggere, basta culturarsi. Non è che devo infilare qua dentro qualcosa? Tipo una batteria? A quel punto magari il generatore si attiva. O no? Ha senso il mio ragionamento? Questo è il posto di prima. Torniamo indietro. Sto perdendo la voglia. Grazie, Henry. Qui c'era sto cazzo di suono. Tissu. Secondo me devo passare di qua, ragazzi. Prova a sfondarlo col magno. No, pare di no. Questo morsetto? Ah. Che cazzo è successo? Che diavolo? No, 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 mi piace. Ah, c'era dentro un grimaldello? Va bene. Oh, ok. Vabbè, leviamoci, va. Preferisco stare qua nella mia bellissima cameretta. Guardate com'è stata arredata. Colore che prediligo, il sangue. Il sapore che mi piace, il blu. Ma che cazzo? Ma non c'era questo prima? No, scusatemi, eh. Ma non c'era prima sta roba? Vabbè, senti. Ma il cane in tutto questo? Bella domanda. Ah! Puttana! Ok, ok, ok.
Ok, quindi adesso che abbiamo il grimaldello, dovrei andare alla porta del dottore, dottor Pepper, del dottor Peppining. Come si chiama? Giusto? Non lo so. Mannaggia a me! Mannaggia a me! Mannaggia a me! Si rigenerano! Si rigenerano! No, 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 no. Ok. Ah! Madonna, 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 fermi! Quanti colpi ho? Qui! Veloce, veloce, veloce! Successo! Via! Porca troia! C'è un po' d'ansia, ragazzi. Oh mio. No, non volevo interrompere il vostro pasto. Intanto ha quattro dita. E la cosa mi turba. Vedete? Sì, vabbè, ha perso un piede, però, ecco. Figa, se c'è una cosa che non sopporto nei giochi horror è quando mi mettono sti jumpscare veramente senza un cazzo di senso logico, perché non me li merito. Io non ho fatto assolutamente nulla per tutto ciò. No, fammi ricaricare. No, dammi la pistola. Vai. Che cazzo c'è scritto qui? I can't get out of here. The halls are full of them. They are worship pigeons messed up pet. They swarm around just like the rats. Hai fatto benissimo. Comunque, porca. Che cazzo sta succedendo? Che sta succedendo? Unity Engine, debug log, missing item info? Che sta succedendo? Cosa ho fatto? Ho rotto il gioco? Ma che cazzo è successo? No, voi questo non dovevate vederlo, maledizione. Adesso vincerò. Avete scoperto come ho fatto a vincere tutte le mie competizioni nel pro gaming orientale. Ma scusami, fammi vedere se è cambiato qualcosa. Era così il menu prima? Ma che cazzo? Eyeless Body FBI. Ah, è senza occhi, tra l'altro. E ci dobbiamo portare dietro sto corpo? Immagino ce ne saranno altri. Madonna! Ah! Da dove? Non temo la morte. È broken. Allora, fermi che non mi ricordo un cazzo. Ah, sto suono, sto volume. Ma che cazzo di ansia, però. Ah, porca miseria. Ria. No, carica! 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 Cara mamma, ho ucciso a denti stretti oggi. È la strada giusta? Sto tornando indietro? Non lo so! Dov'è? Dov'è? Vaffanculo! Oh, ok. Ma è aperto! Perché è aperto? Ti chiudi! No, 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 no! Non voglio! Quelli non erano ratti! Non ce la faccio! Ma ho ancora il corpo dentro l'inventario? Oh, Madonna! E se mi dovessero fermare per un controllo? Svuoti le tasche! Sì, guardi.
Cioè, posso ancora giustificare una pistola, un coltello, già un maglio che ci sta in tasca, ma un corpo. Un corpo senza occhi. Gli occhi li ho messi nelle tasche del taschino, invece. Nelle tasche del taschino, nelle tasche della camicia. No, 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 datemi un'arma. Petto un cazzo. Dov'è? Tira fuori il fucile. No, 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 va sedato. Con che cosa lo sto accarezzando in questo preciso istante? O meglio, cosa mi sta annusando? Levati. Spostati. Ma sei arancione. Va bene. Ah! Oddio. Ma come ha fatto? Ma è sempre più lungo poi. Che cosa ha preso? Che schifo! Ah! Ti prego, smettila! Per favore, piantala! Cos'è? Che roba è? Roba è? Che vuoi? Lo sto cercando di pettare, non lo petto! Una decisione presa così, di petto. Quello non è il mio cane, non ha senso che sia il mio cane. Non ha senso che sia. Ma tra l'altro. Il cane! Il cane! Oh! Vabbè. Che? Poteva capitare, ragazzi. Non posso estrarre le armi? Bello qui. Madonna santa. Ma un po' più stretto, no? Ma dove cazzo mi trovo? La mappa non ce l'abbiamo. Qui non saprei quale maniglia usare. È sempre più basso o sono. No, 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 no,
Il catcalling per chiamare un cane. Corro. Ok. Dov'è? Che è successo? Era tutto nella nostra mente, immagino. Chi sono io? Locked, merda. È stato tutto uno scherzo. Di pessimo gusto. Se state per avere una crisi epilettica, beh, è normale. Distogliete lo sguardo, per favore. Ci penserò io a condurre il gioco. Come inventario pieno? Perché c'ho il cadavere. Ma per quale sacrosanto divino motivo me lo devo portare dietro? Questo si alza e inizia... Vaffanculo. Devo essere sicuro, ragazzi. Dovevo starne certo. Allora, mi ha lasciato giù il cadavere. Adesso apro la porta e ritorno a prenderlo. Come failed. Opla. Successo. Ok. Torniamo a prendere il cadavere? Che dite? Ha senso? Broken. Ma che cazzo? Ma perché aveva sempre avuto uno spirito gentile? Stava venendo lui da noi. Figa no.
Salvataggio. Oh, oh, salvataggio. 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 Era chiuso nello stanzino del salvataggio con lui. Dottor Brandle, I almost out of here, but Piccinini's pet is in the warehouse by the emergency exit. I won't move while I'm starting. Vabbè, insomma, gli esperimenti del signor... non so come definirlo, si sono fatti sempre più pericolosi. E Cristo... Che cazzo sto guardando? No, ti prego. No, no, no. No, no, no. Che è successo? Che è successo? A posto, siamo morti, basta! La pace! La fine! Ci sono ancora vivo. Sto fischiando da terra. Boh. Ottimo! Che cos'è quella roba? Ci sta mangiando i ratti? Nah. Ne chiamo un pochino di più. Venite! Aia! Aia! Dritto nell'occhio. Ci vedo ancora. Cava anche l'altro. Si sta portando via il mio occhio, l'avete visto? Che carino! Game over, giustamente non abbiamo l'occhio. Ne voglio ancora. Allora, a quanto pare, se io mi giro, questo qua, il mostro dovrebbe aggredirmi, agguantarmi. Io detesto queste cose. Eccolo lì, perfetto. No. Dov'è? 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 E come faccio? Ok, lì c'è una porta. Dov'è? Ah, ah, ah! No, no, no! Quanti salvataggi? Merda, 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 non credo di sopportare. Via, 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 via. Ah! Non ho la stamina, vero? Dove cazzo sono? Bene, perché ho rovistato dentro del succo di uomo? Permesso. Non riesco a passare. Porca puttana, è qua! Porca trota, ragazzi! Ce l'avevo dietro il culo, non me ne sono neanche accorto! Che culo! Ma è lui?
Non posso sparare? Ah, ok, che spavento. Ok, 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 ok. Ok, ok. Ah! Ah! No, aspetta, aspetta! Cioè, sono tornato qui! Ma che cazzo? Ma non era così! Non era così prima! Dov'è? Missing left eye pickup. Ok, abbiamo trovato l'occhio mancante sinistro. Ma il mio? Devo metterlo nel mostro? Glielo devo mettere? Non voglio avvicinarmi, non voglio avvicinarmi. L'occhio del cadavere, immagino. Ho capito, ma dove cazzo è l'occhio del cadavere? Cioè, dov'è il cadavere? Calmi, calmi, buoni, buoni. Buoni, calmi, calmi, buoni, buoni. Dove vado? Dove cazzo vado? Fermi, calmi, buoni, buoni. Buoni. Non so dove andare, non so dove andare. Trova la porta. Quale? Quale? Di che cazzo? Quale porta? Lì ci sono i cadaveri, devo andare di là, devo andare da quei cadaveri lì, non so come raggiungerli. C'è una... non ho la mappa. Merda. Salve! Salve, sì! Vai via. Mamma, 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 mamma. Ah, 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 ah. Non posso passare! Fermi, fermi, fermi. Fermi. Non posso passare. Allora, non sembra che se mi giro mi insegue, comunque, eh? Perché l'ho detto? Perché l'ho detto? Mi sembra semplicemente che spawni a caso... ...in mezzo alla mappa. Arca puttana! Ok, 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 sono tornato qui. Sono tornato... Via, 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 via. Non ce la faccio. Salviamo, torniamo indietro. Immagino che abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ma vai a cagare, che cazzo vuoi? Ok? Ah, vedi, si è messo l'occhio. Che significa? Che mi vede adesso? No, 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 no. Cosa vuol dire? Che cazzo vuol dire? Che adesso mi vede? Corri! È broken! È broken! Ottimo nome per una bambina. Tutto a posto? Passo di là, eh? È chiusa. Merda. A posto. Abbiamo vinto. Tutto bene? Ti vedo che sei incastrato là dentro, Ciccio. Dove minchia devo? Oh! Non so come sia possibile, ma avevamo l'occhio e... ce l'abbiamo fatta? L'abbiamo sfangata? Nah. Chiudi, chiudi! Oh, ok, che ansia. Apri! Apri! Ah, stia salendo, stia salendo, stia salendo. Stia salendo. Ok, a posto. A posto. Va bene, va tutto bene. Beh, che è sto suono?
Stiamo entrando dentro la nave madre. Tarantola, dove si aprirà? Di qua o di là? Non ho mai capito dove si aprono gli ascensori. Che finale di merda è? Ma che finale di merda è? La signora Kumakira? Ma perché? Attenzione, stiamo ancora giocando. Virtuosismi giapponesi. Pensate che un giapponese fa questo. Compone musica il 90% delle volte, nel mentre che studia per un dottorato qualsiasi, e fa un lavoro in fabbrica che va dalle 7 alle 18 ore. È un paese ovviamente sul limite, ma che va appunto a limitare l'utilizzo del corpo per elevare lo spirito. Music by Akira Kira, vedi, sempre lui, complimenti. Jarrett Christ, quindi gli ha aiutato anche Cristo, e Nolan, il famoso regista, per fare questa meraviglia. Ma, allora, devi aprirmi le porte e farmi uscire, perché non può essere finito così. Sta fermando? No, ma lo sapevo, io lo sapevo! Che schifo! Dottore! Dottore! Bella Vedi? Vedi? Le capesante. Avevano un po' di parassiti dentro. Come motion capture by Odin? Ma è geniale! Ma che figata! Ha messo il mio nickname di Steam. Giustamente, perché stiamo giocando noi. Carina sta roba. Sangue di Polifemo 44. Ok. Che sta succedendo? Non è finito il gioco. Non... Non è finito. Polifemo, mi devi dire qualcosa comunque? Ma che cazzo sta succedendo? Ok. Pensavo fosse finito. Ma che senso ha farmi vedere i titoli di coda? Scusami. Inaspettato, assolutamente. Ma ho una mappa? Che cazzo? Ok, abbiamo una mappa. Le backrooms. If the power goes out on the tracks, you have rebooted the whole system. I ordered to do that. Go to each section and turn off the breaker boxes. Then come back here and reset the system. I've barely been able to keep the power on, so that's about all the advice besides giving up I can give. Okay. Abbiamo un altro di quei registratori per vedere
come si chiama, le registrazioni, giustamente, il registratore per vedere le registrazioni, per vedere i nastri. Buon Dio, no. Se qualcosa sbuca, gli sparo. Ma che cazzo è? Ma è un gioco malato questo! Sono enigmista. Non vi è fine a questo buco. Questo è quello che dice lei, cheat. Dove devo andare? Allora, a destra abbiamo un generatore. Andiamo a destra. It is stuck. Bene. A sinistra andiamo verso un altro generatore. Ho sbagliato tasto. It is open. Ma il cane in tutto ciò? Io non so che cazzo dirvi. Non... Vi giuro. Sono confuso. È morto il cane. Ma no, sarà finito qui. Ah. Scusate. Perché sto andando con un maglio? Tira fuori la pistola. Madonna. Ma relax un cazzo, relaxati tu. Un altro nastro. Ah, dei cocktail per me? Che carini. Ok. Ah, siamo andati dall'altra parte del ponte. Perché cosa c'è giù di qua? Che schifo! Va bene, sugo. Quindi questa dovrebbe essere la famosa fabbrica Star. Vedete, qui fanno il ragù che tanto ci piace. Quello che ti mette leggermente acidità, ecco. Ma giusto un minimo. No, no. No. Allora dovrei andare al primo o al secondo? Vado al primo. Merda. Merda, 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 merda. Ok. Poi devo tornare e andare di là. Va bene. È fatta. È fatta. È fatta. È fatta. È fatta? O come direbbe un amico, è taffa. È un amico speciale. Spooky Stories for Kids Volume 1. Once they're alive in a nasty old man in a nasty old house. The nasty old man was inside the tent. The tub and spirit. Just listen to music. Nasty and green. Non mi frega. Cioè, dovrai leggerlo. È molto fondamentale che io legga quella roba per capire. Ma che? Without me, you're just hollow. You're pathetic. You need fear to motivate you. Ok. Ma che? Ma che? Gli devo sparare? Ho sbagliato, vero? Io sono sicuro di aver scatenato il... Diavolo! Che è? Che vuoi? Che cazzo sta succedendo? No! Scemi! Aiuto! Dov'è? No, 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 no! Vai, 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 vai! La porta! Dove cazzo è la porta? No, 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 no!
Ah! Aspetta, aspetta! Keski! 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 Che disgusto! Ma, aia! Aia! Qua si cade! Qua si cade! Ci cade! Cadici! Non ci cade! Non ci cade! Aiuto! Che cazzo devo fare? Non muore! Non muore! Aiuto! Aiuto! Che faccio? Che cazzo faccio? No, perché mi sono messo qui? Smettila! 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 Aspetta! 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 Credo che non abbia... non stia funzionando... Va bene, uccidimi. E ci cade, ragazzi. Risuonano d'estate, solitamente rompono i coglioni. Ho perso l'utilizzo della gola, ve lo dico definitivamente. Io non comprendo, ma non penso che ci sia da capire. Zanzara, lasciala posare. Sta volando via. Ma scusatemi, se io torno e la porta poi è chiusa, come dovrei fare? Cioè, allora io passo di qui, no? Ah no, non abbiamo ancora la mappa. Scusate. Allora io passo di qui, giusto? Ma la mappa l'ho presa? No, la mappa è di là. Ma mi hai salvato senza... Ma non avevo preso la mappa. Vabbè. Dov'è la mappa? Qua. Mi dia. Grazie. Poi salviamo adesso, va? Mi ricorda Cry of Fear alla follia. Ho il microfono sempre in bocca. Allora, salviamo, così abbiamo la mappa ogni volta che crepiamo, perché sono sicuro che moriremo più e più volte. Scappa e basta. Sì, ma la porta, non... Non c'è la porta, ragazzi. Cioè, non avevo più la porta. E quello è il problema. Non ho la porta. La porta non porta. Farlo cadere nel sugo. Ci ho provato. Non cade nel sugo. Lo stronzo non cade nel sugo. Quando poi torno qui, questa porta è chiusa. È sbarrata. Come faccio? In inglese, how do I face? Fallo passare 3 volte. Ok, sparargli non serve a niente, quindi... Col martello? Possibile. Ridi un cazzo, ridetelo tu. Ok, sta arrivando. Posso saltare questo pezzo? Non posso saltare questo pezzo. Bene. Tranquilli, ho tutto sotto controllo. Credo stia arrivando. Ok. Perfetto. 3 volte? Mi affido a voi, eh. Sta girando! Ma non si sta abbassando il ponte! Non si abbassa il ponte! Bucciardi! Come faccio? Prova più volte! Ma lo sto facendo più volte! Madonna!
sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Qua? Ma va, fanculo. C'è, aspetta. C'è una roba elettrica. C'è una roba elettrica. Ma vaffanculo! Vieni, dai! Ok, forse ci siamo tolti un problemino. Andiamo a salvare, per l'amor del cielo. Immagino che lo incontrerò per ogni livello, lo stronzo, non è vero? Sì, sì, non sono morto, non sono morto. Tranquilli. No, aspetta, sì, di qua. Ce la posso fare, ce la posso fare, abbiamo 20 minuti, ragazzi. Ora, dove devo andare? Vediamo un po', forse a destra? Esatto, esatto, ha senso, ha senso. Guarda la cassetta, non c'ho voglia. Non adesso. Questo suono non mi piace. È già tra noi? Sono molto vicino al monitor, non dovrei. Oh, minchia. It's locked, figurati. Do you think you're getting better? Does doing this even have a purpose? Ascolta, facciamo una roba, va. Oh merda, 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 cosa succede adesso? No, 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 no. Non posso girare la visuale. Ma perché siete stronzi? No! Cioè, sono il cane adesso? Posso muovere? Ma come cazzo mi giro? Ma ci metto una vita a girarmi. No, no, non va bene. Non va bene. Sto svenendo. Questo è il POV di un cane, eh? Fosse stata femmina della cana. Ho sentito uno strano abbaio che non era... Ma è il mio abbaio? Non mi piace. Va bene. Si sta corrompendo qualcosa. Ho paura. È un bassotto, abbastanza. Arancione, a quanto pare. Oh no. E come ca... No. No. È alto 1,80 m sto cane. Sì, sì, all'incirca. Cronache di uno scarafaggio. Al cinema. Ho paura. Ho paura. Uno, di non trovare il nostro padrone. Due, di trovare un gelataio. I gelatai sono creature inquietanti. Alte, lunghe, vestite di bianco. Figa no. Perché non posso usare il mouse per girare la visuale? Devo usare i tasti? No. Figa. Vai! Vai, tu vai! Fa finta di niente.
Ancora? Ma che cazzo succede? Ah. Sta per venirmi quell'infarto casuale. Ignoto proprio. Sorrideva sempre, diranno. Non è vero un cazzo. Ma dove cazzo sta? Ma dove sta? Dove mi sta fischiando? Dal mare direttamente. Si sa che ogni fogna porta al mare. Ho un canile a sto punto. Per favore, basta. L'abbaio è fatto benissimo. Penso che per registrarlo si siano messi nel bagno di casa di qualcuno. E abbiano appunto abbaiato. Provato ad abbaiare, a formulare l'abbaio. Poi hanno modificato il suono più volte. Ma siamo cretini. Ma che cazzo vuol dire? E quindi? Flood the rain room? C'è il cane dentro. Oddio, cosa devo fare? Cosa? Yes. Sicuramente tutto ciò che c'è di là sarà sparito. Il cane anche. Credo di aver scaricato il mio cane. Non... Ma quindi cosa devo fare? Ragazzi, se lo stava mangiando vivo, perlomeno ho impedito che accadesse ciò. È meglio venire trascinati via dall'acqua o essere sbranati vivi da una creatura ignota? Scusatemi. Cioè, pensateci un attimo, ho scelto il male minore. Ho guardato dall'altra parte. Come cazzo si apre sta porta? Mi togli sta corrente di merda. Cosa devo fare? Dai! Ma me ne devo andare? Me ne vado. Che cazzo devo dire? Scusatemi un attimo, perché nel mentre che... Amore, scusa. Si sta mangiando qualcosa itil, non so che cos'è. Cos'è? Scusate, c'è il cane che sta mangiando qualcosa. Il cartone. Il cartone. D'altronde ognuno ha i suoi vizi, ecco. A quanto pare a lei piace mangiare il cartone. Il cotton fioc. Il cotton fioc. Minchia. Ma dove l'ha preso, scusa? Ah, e perché c'era un cotton fioc sul tavolino? Perché mi stavo pulendo. Poesia. Poesia. Ma non sono riuscito ad aprire la... ad attivare la roba. Dino, prova a fischiare. Va bene? Ah, prova a fischiare lì? Sì. Scusatemi. Un attimo di allergia. Ho perso le labbra, non so più fischiare. Ragazzi, non funziona. It won't work. E che cazzo devo fare? Mo? Spara al quadro? Proviamo. Ah. E no, non me lo fa. Che cazzo è stato? Ha un'anima? Ha un'anima il quadro? Guarda, il quadro elettrico ha un'anima a quanto pare, ragazzi. Attenzione, il plasma è vivo, l'elettricità è un dio. Fai la terza porta. Per forza. Falla un'altra volta. Fai la giravolta. Boh, vabbè. L'ha già attivato, no? Ma non lo so, ragazzi, non ne ho idea. Ah, sì, l'avevo già attivato. Oh, minchia. Oh, no. Il cane l'abbiamo perso, lo sapete. Abbiamo 6 minuti per completare sta roba e il cane l'abbiamo palesemente perso. Perfetto, 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 perfetto. Allora, se continuo dritto dovrei poter vedere quella che è G, che non so che cazzo sia, credo sia salvataggio.
No, 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 non gli spazi aperti. Questo è l'ascensore. Che cazzo è sto posto? È l'ascensore di prima. No? Ok. Ci servirà quella porta evidentemente per scappare dal mostro, immagino. Ma voi siete pazzi. Ma cosa sono ste luci? Ah. Ma che cazzo? No, ma è follia. Ok, abbiamo un'altra porta di qua. Immagino sia la porta da dove ci c'era fuori il mostro. Allora andiamo a vedere che mostro è, di cosa devo morire, e poi chiudiamo, ragazzi, e vi regaliamo sta dannata Switch. I'm your identity. I'm your crutch. Via. È sempre lui? Credo sia... Mi si ferma il gioco quando apro la mappa? Io non lo so, non lo so. È lui, è sempre lui. Oh no! Ah! Muoviti! Chiudi! Chiudi! L'ho preso? Che cazzo è successo? Dove sono? Dove cazzo sono? Dove devo andare? Di qua. Di qua? Di qua? Ok. 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 Oh, no. Ok. Oh, passa! Vai, 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 vai. Tanto non lo posso uccidere, sono tornato indietro. Sono tornato indietro, come cazzo è possibile? Ho sbagliato tutto, sono morto. Sono morto. E andiamo. Ogni tanto c'è quel dannato sorriso. Se lo ammazzo però è incredibile. Credo abbia vinto lui. E andremo a concludere questo incredibile... quest'opera indie, perché cazzo è un'opera indie, insieme alla prossima volta, anche perché gli occhi mi fanno male, mi fa male ho una leggera emicrania per via della cervicale, e ho la gola ormai è diventata secca come un bastoncino, una canna da zucchero lasciata sotto il sole, e adesso vi dobbiamo regalare la Switch, quindi non ve ne andate, non ve ne andate, restate con noi. Grazie mille. Scusate, ho sbagliato il tasto. Allora, exit. Restiamo, restate, e figurati. Che fate, ve ne andate via proprio ora? Era come un naso lucido, aspetta. È sempre lucido, è incredibile, ragazzi. Volete sapere qual è il segreto del mio successo? Volete sapere come faccio ad avere questa pelle così luccicante? Pesche. Pesche. Vendo un'enorme quantità di pesche e compro delle creme apposite per la pelle. Incredibile, vero? Lo so, vi stupisco ogni sera. Però d'altronde questo è ciò che so fare, ecco, questo è quello che... Durante la giornata mi occupo di questo. Chi l'è? Trancione, grazie mille bestia, certo, Valhalla. Ci siete? Andate tranquilli, andate in pace. Allora, come funziona adesso vi spiego. Prima facciamo l'estrazione, poi dopo il vincitore... dopo il vincitore, appunto, cicciariamo un po', parliamo un po' di quello che è il mondo videoludico. Allora, a breve, voi dovrete scrivere il comando... Non sono stato lì a cambiarlo. Gioco del mese, vi faccio un esempio. Ve lo scrivo in chat, qua. Voi non fatelo adesso perché non ha senso. Vi dico io quando, se no intasate la chat per niente e verrete bannati uno dopo l'altro. Fermi, allora. Gioco del mese.
mese dovete scrivere sta roba qui, che sarebbe il comando. Una volta attivato questo comando, non adesso, esatto, seguite Dax, non adesso. Una volta attivato questo comando, come ho scritto io in chat, prendete il ticket per partecipare, perché so che ci sono alcuni di voi che uno non gliene frega un cazzo della Switch, due non, magari non gli interessa bene, in generale, vabbè, insomma, in sostanza c'è qualcuno che potrebbe non volerla, non desiderarla, ma che comunque vuole sostenere il canale, quindi è giusto scremare quelle persone a cui non interessa. Perciò bestiace, io vi ho detto come funziona, appena vi do il via, voi scrivete gioco del mese, avete 5 minuti per partecipare a questo contest, poi viene estratto uno di voi sub in chat, presente stasera in chat, viene estratto uno di voi. Il vincitore, mi raccomando, acceda a Telegram, quindi adesso vi faccio anche il comando Telegram, eccolo qua, così avete, va? Ho scritto Telegram, va bene, scrivete Telegram, scrivo io Telegram. Eccolo lì, comando Telegram, chi è sub può accedervi e lì parlate direttamente col maestro Andrea, col maestro e sovrano Andrea. E lui vi chiederà le info per potervi inviare il gioco come regalo su Amazon. Vi facciamo anche il pacchettino, proprio una roba, eh? Siete pronti? Avete capito tutto? Ditemi di sì, per favore, è veramente basilare. Sì? No, raga. Vabbè. Non ora. Sì, non dovete scrivere adesso. Siete pronti? Avete capito tutto? Più o meno. È la Madonna. Basta, esatto, basta scrivere il comando gioco del mese solo una volta. Va bene? Va bene? Allora, fatemi far qua. Allora, vi ricordo tra l'altro che questa meraviglia la facciamo all'incirca ogni mese. Questa è l'unica volta in cui regaleremo una console. Ci sentiamo appunto di ringraziarvi ragazzi per il vostro supporto. Alcuni di voi ci seguono dall'alba dei tempi, quindi grazie di cuore, veramente grazie, bestiaccio di cuore. E questo è il minimo che potevamo fare e stiamo pensando di capire come rendere la cosa un po' più grande per regalare magari anche PlayStation, Xbox. Vediamo un attimino di riuscire a capire come fare, ecco, come fare. Perciò, bestiaccio. Adesso... Non adesso, fermi. Io vado qua, poi vado qua. No, dove cazzo devo andare? Qua? Vedete, sono un esperto. Fatemi controllare che sia quello giusto. Sì. Attenzione. Olè. Conferma. Allora al mio 3. 1. 2. Avete capito? Avete capito il regolamento? Siete sicuri di aver capito come funziona il regolamento? Avete 5 minuti. Dovete fare il comando, dovete scrivere il comando. Gioco del mese, tutto attaccato. 3. 2. 1. Vi siete bloccati? Che succede? Qua, impazziti. Impazziti. Ma non è partito niente. Ma non è partito niente. È partito adesso. Vai, andate, scrivete. Siete fermati tutti, è stato bellissimo. Dai, partecipate, vi voglio. 104 ticket, attenzione. 150, incredibile. 150 di voi che stanno cercando di partecipare. Di più. 170, 180, 190. E mi sento come si chiama, i cosi d'asta, i battitori d'asta messicani. 231, 235, 245, 250, 252, 253, 264. 268. 278. Bellissimo. Io stavo ore a vedere. Avete 5 minuti, ragazzi, con calma. Non c'è bisogno di fare di ammazzarvi, eh. 5 minuti. Vai che ce la potete fare. Avete ancora 4 minuti e 12, a dire il vero. È inutile che chi di voi sta scrivendo e sta provando a interagire con me, mi dispiace, potete capire che non riesco a leggervi. Manditore d'asta è un lavoro difficile, c'è sempre il rischio che vi sparino. Questo era quello che mi ha sempre detto mio nonno. Mio nonno era quello che sparava. Gioco del mese, sì, su, veloce. Dai, metto un po' di musica di sfondo che sennò è una tristezza allucinante, aspetta. E mentre sono anche curioso di vedere quali capero saranno i titoli presentati, perché io non ho guardato molto, ragazzi, ma perché non va più niente? Non sta funzionando manco più internet. Ah, adesso sì. Si sente? Yes.
Ah, un po' di smooth jazz. Copyright free, ovviamente, copyright free. Vediamo a quanto siamo arrivati. 546 ticket. Non è mai capitato che partecipaste per così tanti di voi, ragazzi. Incredibile. È la prima volta. Wow. Wow. Alcuni di voi o alcuni di noi non faticherebbero a chiamarvi accattoni. Però non è questo il caso. Penso che voi siete semplicemente dei partecipanti. Wow. Esatto. Comunque ragazzi, spero che possiate apprezzare questo regalo, questo piccolo omaggio. Gioco del mese, in inglese Game of the Mies. O Mises Games. Genitivo sassone. Un grado di parentela, tra l'altro, che equivale a un titolo nobiliare, genitivo sassone. Genitivo sassone che appunto vuol dire genitore inglese. Genitore inglese. Tra l'altro lo sapete che si può diventare lord in Scozia? Puoi comprare un appezzamento di terra e diventi lord, ma anche un metro di terra. Lo voglio fare, creare una torre altissima, uno per uno, un metro per un metro, altissima, gigante. Incredibile. Siamo a 614 di voi che stanno partecipando, ma si sta un attimo stabilizzando la situazione. Avete ancora un minuto e 42 per partecipare. Che state aspettando? Dai, coraggio, su, avanti. Gioco del mese. Il cane mi stava annusando i piedi, quindi adesso la prendo e gli annuso i suoi. Occhio per occhio, ragazzi, occhio per occhio. Allora? Chissà chi vincerà. È tutto un magna magna, ovviamente vincerà Daxin o Star, uno dei due. Zanzara. Io non vinco, ma che ne sai? Che cazzarola ne sapete? Però ragazzi, vi ricordo a chi di voi è sub, quindi partecipa al contest, di andare su Telegram, mi raccomando. Spero sia chiaro, perché altrimenti non possiamo comunicare con voi. Ok? Quindi fatilo e così poi parlate direttamente con Andrea e comunicate a lui, fate tutto a lui. Avete ancora 37 secondi, 36, 35, 34, 37, 31. C'è qualcosa che non va con il count. 644 di voi stanno per partecipare, vediamo se riusciamo a arrivare a 666, per favore. È una questione di principio. Per favore. Siamo a 645, dai. 647. 648, dai, coraggio. 666, ce la possiamo fare. Su. Se qualcuno scrive FNAF ancora, verrà buttato fuori. 650, 650. Attenzione! No! È scaduto il timer, ragazzi. 654. Boh, basta. Non potete più partecipare. Quindi è inutile che lo scrivete, ragazzuoli. Fermatevi, aspettiamo che internet faccia il suo corso e che arrivi alle orecchie di tutti. Fermatevi, basta, fermi, basta, è finita, basta. Adesso estraiamo il vincitore. 654 di voi, la mia Schindlerlist. Siete pronti? Ringrazio ovviamente tutti quanti voi che avete partecipato, bestiacce. Questa roba, ve lo prometto, la faremo il più possibile. Quindi preparatevi. Gioco del mese, console dell'anno, quel cazzo che è. Io vi prometto questo, che ce la faremo, che lo faremo. Allora, pick a winner, si vedrà in chat. Il vincitore poi scriva se ha Telegram, chiederò. Allora, 3! È meglio fare un countdown da 3 o un countdown da 10 secondi? Come volete. Ho il telefono scarico, guarda, se annuncio il vincitore ti si scarica il telefono, è incredibile. Da 10 secondi, ascolto Star. Allora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, chi l'è? Ruffili 9, bestiaccia, hai vinto! Ti prego, dimmi che sei in chat. Parla, scrivi. Sei su Telegram? Sì. Oh, allora vai su Telegram. Bravo, hai vinto! Hai vinto la Switch!
Sono qua. Allora, vai su Telegram immediatamente e contatta il maestro. Andrea Cop TV. È scritto, si chiama così. AAA Cop TV, quel cazzo che sembra un... Sì, bravo, fai il coso Telegram. Dategli il comando Telegram. Iscriviti a Telegram, avrai Telegram sicuramente. Sicuramente avrai Telegram. Astronomico, esatto, astronomico. Dimmi che c'hai ce l'hai Telegram? Dimmi che c'hai Telegram. Però dovevate scaricarvelo prima Telegram. Se ha attivato il comando direi che non ce l'ha Telegram. Ho perso, sì. Yeah! Ma ci saranno altre occasioni, bestiacce. Ci saranno altre occasioni. Però intanto aspettate che apro Telegram per vedere... Per vedere se ha Telegram, perché... Mica senti qua i messaggi, il delirio, il successo, il casino. Complimenti, ma che? Ma de che? Ma no, voi dovete rosicare, non dovete farvi complimenti. Ma basta, guarda. Ma c'è troppo... Non c'è competizione. Ma basta con sto politically correct. Ma pigliatevi insulti. Non è vero, amatevi. Dino, che gioco c'è domani? Allora, domani c'è Red Dead Redemption 2, ragazzi. Iniziamo la serie estiva su Red Dead Redemption, perché fa caldo e quindi... cosa meglio di un gioco che parte sui monti e finisce... Non posso dirvelo come finisce, se no ve lo rovino. Comunque, insomma, in sostanza, ecco, Red Dead Redemption, nuova serie, evento, allucinante. Allora, puoi per favore scrivermi, Rufilin, se riuscito a contattare il maestro? O Andrea, scrivimi tu se t'ha scritto, per favore, al volo, perché stavolta dobbiamo essere sicuri. Dobbiamo essere sicuri. Ertran, grazie mille, bestiaccia. Voi siete la top community di Twitch. Mi dai il bot? Eh beh, tu clicca sul bot, vai. Se no, scrivici per messaggio privato su Instagram, dai, fai così. Se è più facile per te, Instagram. Ci segui su Instagram. Tra l'altro, seguiteci su Instagram, bestiaccia. Instagram, TikTok, quel cazzo che è. Perché se è un macello, piuttosto scrivici su Instagram, ti risponde lì direttamente Andrea. Ovvio vi seguo. Allora dai, scrivici là su Instagram, così è più facile, così non stai a impazzire. Dici chi sei però, perché non capiremo. Sarà un delirio. Sarà difficile distinguerti. Chi mi assicura che sarai tu? È stato bello, è stato bellissimo. Non ha Telegram, estrazione annullata. Fatevi Telegram, bestiacce, perché per forza di cose... Se avete mai approcciato il mondo di Dungeons and Dragons, se no perché? Perché Dungeons and Dragons, per quanto sia meraviglioso, occupa molto, molto, molto... Ti mando il mio screen di Twitch, grande. Occupa molto, 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 molto tempo, che noi non abbiamo. Per quanto sia molto, 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 molto bello e soddisfacente, ma prima o poi una campagna su Dungeons and Dragons, sì, la faremo. Comunque sì, l'abbiamo approcciato già, è stato spettacolare. Non vale, rifacciamo. Perché? Chi l'ha deciso? La legge la faccio io. È una legge ingiusta. Ed è giusto che sia ingiusta. Incredibile, incredibile. Ragazzi, ha vinto. Perché? Che male c'è? Basta? Basta? Direi basta. Allora fatemi chiudere Telegram, se no mi innervosisco. Allora, maestro, su Telegram, su Instagram, nel mentre fai tutto tu, allora... Andrea sta bestemmiando sul gruppo di Cop TV, moderatori. Perfetto. Sono emozionato, non ci credo, sono sincero. Ma sei tu? Vabbè, farà tutto Andrea, dopo ti contattiamo. Allora, detto ciò, Rufil, bestiaccia, allora dopo passi tutti i dati che ci devi dare, noi ti compriamo la console su Amazon, va bene? Poi dopo ci invia una bella foto quando ti arriva, per favore, per cosa mia personale, un bel post magari, così ci tagghi, che dici? Se si può, possiamo? Voglio, più che altro sono curioso di capire il pacchetto com'è fatto, perché io faccio pacco regalo ma non so come cazzo è fatto. Sì, grazie, contaci, grazie mille, bestiaccia. Allora, detto ciò, parliamo un po', casseggiamo un po', ragazzi. Abbiamo 15 minuti, anche meno in realtà, anche meno. È successo di tutto. Cioè, avete visto il gameplay di Starfield? Chi di voi sta amando questo plagio a No Man's Sky? No, assolutamente.
Avete visto che cazzaro? Chi è che ha visto come si chiama lì la cosa di Microsoft? Ma incredibile! Avete visto quanti cazzo di robe hanno annunciato? Tutta roba che stavamo aspettando, che avrebbero detto che sarebbe uscita 3 anni fa. Ma finalmente ci siamo! Io sono stra-arrapato per Fable, che l'ho trovato esilarante, con l'attore che ha fatto Out Crowd, tra l'altro, Dave, l'hanno chiamato Dave. Geniale! E a WoW! A World, che è il trailer appunto del gioco che... Adesso guardate. Allora, lasciamo perdere Starfield, che è un giochino da niente. Aspetta, partiamo con Fable. Fable 3, perché questi sono i 3 gioconi che stavo aspettando da Microsoft, no? Allora, ovviamente tutti questi giochi saranno disponibili su Xbox Game Pass, quindi insomma grandi promesse. Non starò qua a dirvi che Starfield uscirà per Xbox, ma a 30 fps. Non starò qua a dirvi che la esclusiva di Microsoft, Starfield, uscirà sulla console più potente del mondo, ma a 30 fps. Non starò qua io di certo a dirvelo. Piuttosto guardiamoci il gameplay di Fable. E poi di gameplay non c'è un cazzo, però... Sì, 30 fps. Vabbè ragazzi, a sto punto meglio avere 30 fps che no. Chi è che di voi ha mai visto The Outie Crowd? Ditemi di sì, per favore. Questi ingegneri tecnologici, questi tecnici informatici chiusi nelle fognature di questo palazzo per lavorare per questa compagnia inglese, fa crepare dal ridere. E ci sono questi due che diventano sottoposti a questa donna che non sa niente di tecnologia. Gli fanno mille scherzi, succedono mille robe. Ci sono 4 stagioni. L'ultima stagione non è da considerare perché... E ti mette la depressione perché non la guardava più nessuno e l'hanno conclusa nel meglio dei modi. Tristissima. Però... Guarda, per favore, recuperatelo. Dovrebbe esserci su Amazon, su Netflix, dove cazzo, guardatelo. Lui è l'attore che fa il più impacciato dei due amici ingegneri. E che meraviglia, che meraviglia. L'attore, tra l'altro, è bravissimo. What do I think about heroes? Well, we've all seen them, haven't we? Swanning about the place. Poi non so perché, ma mi ricordo un botto Shrek. Cioè, sta roba di Shrek, non so perché. Vero? O sono pazzo io? Tanto lui ha gli occhiali, mi fa ridere. Fruit with veg on the agricultural side of things. Not wafting around mythical creatures. And that's what they are. Wafters. Yeah, well done. You see, I'm not here to slay legendary beasts. Ovviamente Fable, ragazzi, è famoso per essere il, smettiamola in termini moderni, il Saints Row dei GDR, quindi una versione un po' più cazzara dei giochi di ruolo, che comunque ha un suo gameplay particolarissimo, molto, molto, molto specifico tra le altre cose, e basa tutto sul cinismo, sul lato comico dei giochi di ruolo, ed è una figata per questo. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. Moment. Poi lui che è il gigante fa crepare. Voglio vedere la gallina dalle uova d'oro. This is awkward. Yeah. Ah, poi dopo vi racconto di quanto ho odiato Hellblade 2, il trailer di Hellblade. Oh. E quindi Fiona è fottuta. Da lì Fable. Bestiacce, questo è un gioco che sto aspettando. Che uscirà su Game Pass. Non sappiamo quando, ma uscirà su Game Pass. Credo l'anno prossimo, probabilmente. Sto trailer è micidiale. Ora però, attenzione, perché dov'è la mia confusione? Dov'è stata? È stata quando poi ho visto il trailer di Avowed. Come cazzo si pronuncia? Non lo so. Che è questo qui. Adesso, scusatemi, aspetta che lo trovo. Questo, adesso mi devi dire. Perché il trailer di questo... Vabbè, insomma... Sembra... piano il volume! Porto avanti perché queste sono minchiate. Guarda come l'Obsidian dice. Guarda, ce l'ho lungo! Bravissimi, bravissimi.
20 anni che fanno i videogiochi, nel loro modo. E poi abbiamo questo in-game footage, che vuol dire piede nel gioco, di quello che appunto è il nuovo GDR che deve uscire. Dove anche l'Obsidian, con l'ultimo titolo che ha fatto, c'ha questo un po' concetto di mettersi dentro l'ironia, il cinismo nei videogiochi, carino. Fatto sta che io ho visto sta roba e lì per lì... Ma quanto è figo! Quanto cazzo è figo, sembra uscito da Hellboy! Ma è una figata devastante sto affare! Uomini pesce, guarda le squame come sono fatte bene. Ma è orribile, che cazzo dici? Solo perché è blu? Vergognati. Vabbè, poi c'è chi si arrapa per un uomo pesce, c'è un problema di base, però nel senso, quanto cazzo è figo? Ma che sexy, ma siete fuori? Vabbè, non importa. Ah, che bello. Figo nel senso che affascinante! Sto scherzando un cazzo! È verde. Senti! È verde, blu, quel cazzo che è un uomo pesce! Detto ciò... Belli il character design dei mostri. Ma una cosa continuava a passarmi in testa. Ma questo qua non è il gameplay di Fable? Cioè, questo sembra il gameplay di Fable. Non è che hanno sbagliato a fare. Questo è il gameplay di Fable, ragazzi. È il gameplay di Fable invertito, in prima persona. Cioè, dai! Sì, allora, niente di nuovo, sia chiaro, ma aspettavo francamente molto di più, soprattutto dal punto di vista grafico, perché stiamo parlando di un titolo che qua proprio di nuovo non ci avrà un cazzo, se non la trama, che sarà caratteristica proprietaria, insomma, del gioco, e però il gameplay è Skyrim, quindi, certo, non vediamo uno Skyrim, se non per Elder Scrolls Online, per carità, se non vediamo un Elder Scrolls da una vita, stiamo aspettando tutti quanti il 6, però ecco, questo potrebbe essere un sostituto. Come fu per Other Wilds, che era il sostituto di Fallout dopo Fallout 76. Cioè, parliamone, quello è il concetto. Sembra quasi che sia studiata la cosa, no? Della serie. Stiamo facendo Elder Scrolls 6. Mentre aspetti, tieni l'antipasto. Questo mi ispira un casino, non vedo l'ora che esca, voglio proprio giocarlo, sono curioso. Non faccio il Maranza con la Bibbia in mano, però sceglierò direttamente il personaggio che più mi aggrada. Un elfa? A world! Cioè dico, eh? Eh? Dico, eh? Figo, molto figo. Poi dopo abbiamo avuto il trailer di Hellblade. Hellblade 2, che credo sia la più grande delusione che sia mai stata, che abbia mai visto, insomma, in sostanza. Io sto aspettando questo gioco. 3 anni fa abbiamo avuto il primo trailer dove Senua urla contro la telecamera, non so se vi ricordate, questo pezzettino qua, magari vi ricorda qualcosina. Aspetta. Con i Varduna di sfondo, eccezionale. Bene, passati tre anni, uno dice, ma ci farai vedere un po' di gameplay? No, ci fanno vedere questo. Dove cazzo è? Dove cazzo è? Che nervi, ragazzi, a me queste cose mi fanno girare i coglioni. Cioè, io non so da quanto tempo sto gioco lo sto aspettando e ancora, figa, non fanno vedere un cazzo. Un giorno fa, dai, HD trailer, non so che cazzo sia sto canale. Questa che striscia sotto una roccia.
finisce in quello che ve lo dico io essere il pozzo di Ela, dove è nata, dove è stata data alla luce la figlia di Loki. Grandi spoiler, ve lo dico, ma sti cazzi. Perché veniva, si diceva che lì le realtà si univano, cazzi e mazzi, qua ci sono questi buchi di culo nelle rocce, quindi suppongo che da lì ci sia qualche sorta di roba mistica. Poi lei a un certo punto ha una sincope, o meglio, quella che io definirei un'emicrania, mentre sentiamo le voci, caratteristica del gameplay di Hellblade, dove molto si basa, tanto si basa sull'audio. Animazioni facciali fighissime, grafica eccezionale con Unreal Engine 5. Lei, mentre che sta ancora cercando di vendicare il suo amato che è stato dissanguato con una bella aquila di sangue dai Celti, dai Vichinghi, scusatemi. Cioè, questo qua è il cazzo di trailer, tu dimmi, cioè, dopo tre anni che tu, che io, non che tu, che io sto aspettando sto cazzo di gioco, questo è il trailer che hanno fatto vedere. Quindi vuol dire che questi ancora sono in alto mare. Come Senua in questo momento, che sta affogando. Sì, ma che sembra bellissimo, quello lì lo diciamo tutti, è ok. Però io non è che posso aspettare. Cioè, questo gioco qua doveva uscire, porca troia, con l'uscita dell'Xbox. Dell'Xbox Serie X, Serie S, l'avevano detto loro, nessuno gliel'ha chiesto, l'avevano detto loro, hanno detto abbiamo comprato Ninja Theory, boom, tra un anno uscirà il Blade Senua's Sacrifice 2, è sparito, dal momento in cui l'hanno annunciato è sparito, adesso è scritto che nel 2024 esce, figa, almeno un gameplay? Ma veramente un ciccinino di gameplay, questo poi sicuramente sarà gameplay perché saranno immagini in gioco, per carità, però questa è più una cazzina, cioè questo non è vero gameplay, dai, questa è un po' una paraculata, è una scena di lei che parla in una grotta, non è che c'è gameplay, cioè capite cosa intendo dire? Qui mi sono incazzato perché ho detto no, Starfield ha i suoi pregi, ha i suoi difetti, poi parleremo anche di quello, purtroppo non c'è tempo stasera, magari domani. Prima o dopo Red Dead Redemption ne parliamo tranquillamente. Senua è stata una delusione, Fable una figata è stata anche Coso lì, Awoud, poi di altri titoli francamente non mi ricordo perché non l'ho vista purtroppo, non sono riuscito a vedere la cosa, ho visto i gameplay dopo pian piano, ho visto i trailer dopo successivamente, non ho visto tutto quanto la conferenza Microsoft. Però, sti cazzi, conosci il gioco Lies of P? No, assolutamente. Non farmi spiegare 5 punti canale per niente, perché? 5K canale, cos'è successo? Io non ho la minima idea, io non so più cosa è successo. Le reaction, a che? Riscrivimelo perché non ti vedo più. Aspetta, Dino potresti... trailer di Omori, ancora! No. È la settima volta che mi chiedete Omori. No, ma aspetta, forse non è la tua però, poverino. Aspetta. Grim Catti? Ok, Grim Catti. Allora, aspetta. Vi fatemi chiudere. Che cosa è successo? Vabbè, si sta sminchiando tutto. Grim Catti è quello il gioco che devo... Film? È un film. E che cazzo? Vediamolo. Ah, tra l'altro, ho visto Old, che non l'avevo visto, che mi avevate fatto venire in mente voi. Fighissimo. Cioè, fighissimo. Bello il twistone, come al solito. Peccato per il... per tutto il resto. Perché effettivamente la recitazione mi ha fatto un po' cacare sti cazzi. E ho visto anche Pixels, l'ho visto oggi. Pixels, che è un film che si basa sui videogiochi, sulla cultura degli anni 80 dei videogiochi, sull'origine, con Adam Sandler e i suoi amici, perché non so mai come cazzo si chiamano gli altri attori. Ma io mi ricordo che quando uscì dissero è un film di merda, non andate a vederlo. Ma non è vero. Ma perché? Ma è carino.
Qual è Old? Quello di Night Shyamalan, quelli che vanno su una spiaggia e su questa spiaggia invecchiano più velocemente, perché il tempo lì sembra essere quasi modificato, a detta loro, e questo non è uno spoiler, si vedeva nel trailer, da questa sorta di roccia che, i cui minerali, in modo tutto strano, tutto suo, tutto scientifico, modificano i poli e il magnetismo della Terra, e quindi il tempo va più velocemente. Quindi perciò questa famiglia va lì e invecchia nel giro di 2 giorni, praticamente invecchia fino a morire, nel senso invecchia fino a terza età. È molto bello, perché tu cerchi di capire loro come fanno a sopravvivere, che cazzo sta succedendo sull'isola, che poi vabbè non è un'isola ma è una spiaggia, ma vabbè, che, per quale motivo sono lì, chi è che sta dietro tutto questa sorta di complotto, e poi c'è il twistone finale che ci deve ficcare sempre Shyamalan, che spacca i gran culi. Il problema è l'esecuzione del film, perché è molto lento all'inizio, poi super veloce nel mezzo, e dopo alla fine ti sparano giusto 3 minchiate per concluderlo e un po' ti gira il cazzo, però ci sta, mi è piaciuto. Dino, qual è il prossimo evento a cui sarai presente? Le prossime elezioni del Papa. Sì, ho detto elezioni, avete sentito bene. Ci siamo? Via. Ecco Grim Cutty, è questo? È lui? But when the fear begins, when the paranoia takes over. Quando la paranoia prende il sopravvento, un bambino in cerca di biscotti trova dei coltelli. It makes people do terrible things. Che cazzo è Hulu? Ma che è Hulu? Good morning. As you can see, some of you have chosen. Ma cos'è Hulu? Stay home today, given what's been happening. Ah, there's something going around. Some scary internet character that tells you to kill people. It made this kid stab his own mother. There's a lot of people freaking out about it. Ma che schifo, Madonna santa, ma sembra uno screensaver di un emo, ma cos'è sta roba? Ma dai. Nobody knows what it actually is. Il bambino sembra che abbia bevuto non lo so, l'olio del motore. Che voce è? Nobody knows what it actually is. Is. Ma viene fuori dal tombino? Ma però è figo lui. Oddio, è la stessa CGI con la quale hanno fatto il live action del Death Book lì, come cazzo si chiama? Death Note. Il che un po' mi turba. Voi non lo sapete, ma in questo momento io ho un moscerino su questo punto del monitor dove ho la freccia. Ecco, lo sto seguendo proprio. È volato via, a posto. You saw the Grim Cutty? Yeah, like in my house. Well, what is it? Era dietro di loro? Ma quanto sono imbecilli queste persone? We've been getting calls about it all night. Do you know how dangerous it is? Tutto il film si basa su quella fotografia lì. My parents can't see it. But when I try to tell them what I saw, it just makes it more hysterical. Mi ricorda molto il Babadook, il concetto di questo mostro che vedono soltanto 2 o 3 stronzi di loro, e quindi non capisci se è vero o falso, se è nella loro testa, se li fa impazzire effettivamente, se è un demone, se non lo so, quel concetto lì. Hey Dad, can we start over? We can just sit down and all talk it out together. Ecco, cosa fai se vedi una scena del genere? Domanda. Opzione A: chiudi la porta e vai avanti con la tua vita. Opzione B: corri verso il bimbo e lo tiri dai piedi. Questo non farebbe altro che farlo strozzare ancora di più, perché qualcosa lo sta tirando da sopra. Cosa succede? Ti rimane o il piede o la testa in mano. Opzione C: chiudi la porta e te ne vai. Opzione D: chiudi la porta e te ne vai. Opzione 5. Chiami la polizia per dirgli che tuo figlio sta fluttuando. Questo porterà ovviamente al fatto a un arresto.
a un arresto per intralcio al servizio pubblico, perché tu non sei, cioè è palesemente una bugia. Dunque penso che l'opzione migliore sia l'opzione F, chiudere la porta e andarsene. O rotolare giù dalle scale, anche questa è un'ottima opzione. O farsi pelati. Ma cos'è? Grazie Ulu per questa chicca. Allora, la forza degli horror si può basare su un personaggio, sul fascino, sull'inquietudine di un personaggio, che può essere la maschera, che può essere un pupazzone, una CGI? Assolutamente sì. Infatti c'è pieno di horror con quel personaggio, tipo Chubby la bambola assassina, tutte quelle robe lì, insomma, c'è quella cosa che ti inquieta. Io anche il Babadook, ho guardato il Babadook perché nel trailer si vedeva sta roba che faceva così, quindi ci sta. Il problema qual è di questo film, secondo me? Che il pupazzo fa cagare, quindi non so se lo guarderò. Lo guarderò? Forse. Se sapessi cos'è Ulu e che come cos'è Ulu? Cos'è? Adesso dimmi cos'è Ulu. Non ho mai sentito in vita mia Ulu. La CGI fa ridere. No, ma è pupazzone in realtà. È un misto tra pupazzo e CGI. Non è male. Invecchierà meglio, perché è già invecchiato. È come l'aceto. Ti dicono, no, ma è un buon vino. No, quello è aceto. No, fidati, è un buon vino. È così che poi sono stato male quella sera. Una piattaforma di streaming. Ok. Un'ennesima, non so cosa sia Hulu, quindi non mi interessa. Vabbè, buono, questo qui è Grim Cutty Official Trailer Hulu. Ah, signori, ci sono altre richieste? Altre reaction? No? Allora, bestiacce, domani siateci per Red Dead Redemption 2. Iniziamo la serie. Adesso il vincitore non se ne vada, perché adesso facciamo tutto quanto e poi sempre per Instagram ti inviamo tutte le cose, insomma i dati per l'invio della console, eccetera, bla bla bla. Grazie mille per aver partecipato, bestiacce. Noi ci vediamo domani con Red Dead Redemption 2. Vi ricordo che sta roba la faremo ogni mese all'incirca. Adesso regaleremo giochi, poi a tot regaleremo una console. E cos'altro volevo dirvi? Ah sì, prossimo Horror Night venerdì, continuiamo il gioco degli alieni, Spam di E, ricordiamoci, Spam di E, con Green Hill Incident, che tra l'altro è un tema abbastanza caldo, perché a quanto pare gli alieni sono sbarcati a Las Vegas. Ovviamente questa live adesso verrà abbattuta, così come il canale, così come io come persona verrò cancellato, diventerò io un Grim Cutty su Hulu, diventerò io il mostro. E quindi bestiacce, ci vediamo in settimana, ci vediamo domani, siateci, io vi voglio bene, spero vi siate divertiti, spero in generale che possiate apprezzare questi regalini che facciamo, e niente, bestiacce, grazie per tutto, grazie per ogni cosa, vi voglio bene, bestiacce. Dino, ma sei pelato? Come? Oh, e mo'?